Rieccoci, ciao a tutti, ben trovati in questa prima versione di Bibbia al Byte, la revisione di Bibbia al Bar da cui tutto è partito in versione appunto nuova. Vediamo se il collegamento funziona, datemi qualche secondo per controllare che tutto vada. Allora. Devo sempre controllare che tutto proceda perché sono sia l'autore sia il regista sia ok. Io vedo che va tutto qui, si sente a casa. Si sente tutto? Si sente abbastanza? Io mi trovo nella mia postazione che in realtà qua ho doppio computer. In tutto ciò che non si vede, adesso ve lo svelo. Io devo lavorare con doppio computer, uno per lo schermo e uno per vedere la diretta se tutto funziona, come dire il banco di regia, più un altro portatile per un altro tablet per vedere i vari messaggi che magari potrebbero arrivare da voi. E speriamo, ecco, di riuscire a fare abbastanza bene le cose senza fare strafalcioni, ecco. Andiamo a girare un po' meglio lo schermo così voi lo vedete un po' più interamente. Ah no, c'è il riflesso, ecco perché l'ho girato strano. Vabbè, comunque dai, ce la possiamo fare. Iniziamo tutti con la preghiera. Allora, per la nostra puntata di Bibbia al Byte un po' particolare. E spero che si senta, datemi un feedback se si sente abbastanza. E io cerco di tenere sulla voce, ma magari non è sufficiente. Ditemi voi se si sente oppure no. E spero di sì, ecco, non devo ancora applicarmi a mettere anche i microfoni in modo da sentire in maniera più chiara le cose. Sto cercando di mantenere una voce alta e spero che si senta abbastanza. Datemi un feedback. Il feedback potete mandarlo sia sul gruppo lì della diretta in comunità pastorale Salizzolo di Bianel Gazzà, sia attraverso Telegram o la mail, Telegram numero 347-0303-367, il mio numero personale, oppure attraverso la mail donmaxlu@gmail.com, anche perché tutto il nostro tentativo, dei nostri programmi, è quello di interagire, quindi di creare le occasioni per poter dialogare attraverso la linea, attraverso appunto questi mezzi, e di modo da tentare di stare insieme. Non è tanto dare un prodotto e basta, che potrei farlo attraverso YouTube, ma è quello di interagire gli uni e gli altri. Grazie a Valentina, che ringrazio tanto, e anche Alice della vostra collaborazione. Anzi, Valentina, ti aspetto in trasmissione, mi verrebbe da dirti. Non so se si potrà, però sarebbe bello. Così, un momento di condivisione insieme, quando vuoi, a disposizione. Iniziamo allora nel nostro schema di Bibbia al Byte, che chi è già venuto sa cosa vuol dire. Una presentazione del Vangelo, però con una forma un po' più divertente, diciamola così, un po' più da bar. Infatti abbiamo messo nella location del bar nostro, del noi, e per non creare problematiche con i nostri esercenti in paese, ma insomma non è un'occasione differente. Iniziamo sempre con l'accensione della nostra candela che dà inizio alla nostra preghiera, perché comunque quello che noi viviamo è un momento di preghiera e di condivisione della parola di Dio insieme. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi, donaci la grazia di fare sempre la tua volontà. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di vita, donaci la tua presenza, la tua luce, il tuo conforto. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di carità, concedici la tua forza, il tuo coraggio,
la tua perseveranza. Sostienici in questo momento storico. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene. Cos'è Bibbia al bar trasformata in Bibbia al bite? È un'occasione intanto di stare in un luogo informale, dove la gente di solito, diciamola così, si trova o si trovava, diciamola così. Non sapevo più come trattare la cosa. E proprio perché il bar? Perché il bar. La gente va al bar per prendersi un momento di distensione, di riposo e di fuga, diciamo così, dal momento. In questo momento non è il caso, forse, però è un momento di distensione che oggi viviamo a casa. E appunto Bibbia al bar, trasformate Bibbia al bar, si vuole proporre come appunto occasione. Oh, si vede male perché nella traslazione del... Vabbè, occasione per stare insieme, per condividere lo stesso principio cristiano. E per dare forza alla parola di Dio, cioè la parola di Dio si può affrontare in ogni luogo, in ogni posto. Quindi Bibbia al bar vuole essere di fatto la condivisione dei racconti che narrano la relazione tra Dio e l'uomo attraverso un'esperienza sensoriale. Noi di solito quando parliamo, veniamo in chiesa, ascoltiamo la parola di Dio. La ragioniamo, come suol dire, la facciamo un'esperienza nostra un po' più di testa, non soltanto quando andiamo a messa, in generale noi affrontiamo Dio sempre come un concetto, ma invece proprio in questa nostra epoca dobbiamo cercare di passare attraverso, usare solo la nostra testa, passare il nostro cuore, i nostri sensi, perché Dio è una persona con cui si fa esperienza. Esempio, la confessione non la si può fare online. Ok? Perché? Perché serve l'esperienza sensoriale anche, non della sberla che il povero prete potrebbe dare al povero malcapitato confessante, ma o penitente, meglio ancora, ma proprio perché c'è bisogno di questa relazione diretta. Allora, Bibbia al bar vuole appunto partire da questa esperienza. Gesù ha condiviso la vita con la gente, è stato lì in prima fila nel campo di battaglia di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni. E noi siamo lì appunto a rivedere questo. Purtroppo non si vede tantissimo bene perché la scelta è stata un po' infelice sui colori. Cercheremo di fare meglio la prossima volta. Cerchiamo appunto di partire dalla metodologia che Gesù vive, affrontato. Un attimo che ho sbagliato. No, è giusto. La metodologia, parlare con il linguaggio, i termini, gli esempi che la gente vive quotidianamente. Inizialmente Bibbia al bar per andare lì dove c'era la gente, parlando con i termini della gente. Quindi è questo il tentativo, provarci intanto, innanzitutto, ma poi appunto dialogare con il rapporto con la gente. Adesso la gente usa i mezzi online, noi stiamo usando questo mezzo, proprio perché ce l'ha in mano la gente. Questo è il nostro tentativo. Nella serenità che, come suol dire, quello che proponiamo qui non è il Vangelo con cioè la verità discesa dal cielo, okay? È un tentativo di rileggere insieme la parola di Dio, nella semplicità. Gesù parlava di pesca con i pescatori, attraverso il linguaggio della pesca cercava di portare avanti la parola di Dio. Parlava anche agli esattori delle tasse, qui è la vocazione di Matteo, attraverso sempre stesso esempio, usando il linguaggio della gente, parlava ai coltivatori con lo stesso principio. Devo fare una cosa, però vediamo se così funziona meglio e si vede meglio il video. Ci proviamo. È perché ho tutto sotto mano, è un doppio gioco come suol dire, vediamo se funziona e si vede meglio così. No, è tanto quanto.
Purtroppo la scelta del video non è sempre semplice e faccio quello che posso anch'io. Ho aperto i colori, ma... Anzi, si vede peggio. Scusate, in tutte queste dirette ci provo anch'io a fare del mio. Ecco. Va bene, proseguiamo noi, tentiamo. Il discorso bello che Gesù fa è che, ad esempio, l'ultima cena è proprio un momento di condivisione. Con il cibo, la cena, il pasto, Gesù parla spesso e volentieri ai suoi discepoli. È il momento dell'incontro. Allora, come noi nelle nostre tavole, quando pranziamo, ceniamo, di per sé dovrebbe essere un momento di incontro, non della televisione, ma tra di noi. È l'unico luogo di condivisione, forse vero, che ci concediamo. Allora è questo quello che vuole essere Bibbia al bar. Fare esperienza di Gesù attraverso i sensi, vista, udito, tatto, gusto, olfatto. Ci tentiamo. E svela soprattutto il suo significato, il suo nome, il Dio con noi. Perché questo, Lui è il Dio con noi ovunque e sempre, anche in questo momento difficile per noi, Lui c'è. E noi tentiamo di farlo emergere come possiamo, nelle possibilità che appunto la fantasia ci dà. L'importante è appunto rimanere con Gesù, allora forse avremo anche la forza di affrontare meglio queste situazioni. Il Papa nostro Francesco ci chiede di essere chiesa in uscita, noi ci tentiamo nelle nostre piccole cose, ci proviamo. Mi piace questa immagine, non so se si veda, del Papa che si mette in ascolto della gente, è quello che tentiamo anche noi con questi nostri mezzi. Ecco, se volete interagire, purtroppo non si vede l'immagine. Perché il cellulare non ce la fa a focalizzarla, però beh, qui c'è il Papa seduto a ascoltare la gente che è sul pulpito. Ci proviamo, dai, perdonatemi. Venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. È il principio con cui noi vogliamo, che chiediamo al Signore appunto di essere presente. Dacci forza e ristori in questo momento storico. Se stiamo con Gesù, tutto sarà più facile. Perché la Bibbia al bar? Perché è un gioco di parole. Questa qui è la scritta che si legge da bar, che vuol dire parola. Allora, nella fantasia del Bibbia al bar, al principio era Bibbia da bar, cioè la parola di Dio, parola condivisa. Tutto qua. È partito di qua l'idea e dopo si è sviluppato in quello che è diventato. Come leggere un testo del Vangelo? Qui vado un po' in velocità perché altrimenti perdiamo tutto il nostro tempo, cioè nel senso si vuole fare, vorrei fare un po' più cose. Usiamo il metodo della lezione divina, quindi primo, leggere il Vangelo così com'è, nella sua semplicità. Secondo, meditazione e quindi sviluppare i vari luoghi, tempi, personaggi, verbi, azioni. Terzo, Orazio. Vuol dire l'orazione, affidare quello che noi abbiamo riscontrato di nostro al Signore, che diventa preghiera quindi, e per noi diventa un momento unitivo con Dio, chiamato contemplazione, e in cui possiamo ringraziarlo davvero e lodarlo, per poi tramutarsi in azio, che vuol dire l'azione vera e propria, e delle scelte fatte con il principio cristiano dell'incontro con il Signore. Ci siamo? Datemi un feedback se si sente, se si comprende abbastanza. Datemi qualche idea, speriamo di sì. Ci sono parecchie persone in linea, però va bene. Ci proviamo noi, ci tentiamo. Perdonatemi la problematica del video che non si vede benissimo. Più di così non sono riuscito a fare da solo. Bene, il Vangelo di oggi. Adesso lo leggiamo, Marco 20, 29 e 34. Per chi avesse una Bibbia, o potete anche scaricarla, potete vedere e così la leggete anche voi da casa. Perché vedo che da qui non si vede benissimo. Purtroppo i mezzi sono sempre un po'. Vediamo se giro un po' lo schermo se si vede meglio, ma ho dubbio. Semmai lo riporterò.
No, c'è proprio il riflesso in piedi. Vediamo se lo giro, giro. In pieno. Purtroppo i colori adesso non posso cambiarli del formato. Oppure sì, aspetta, vediamo. Datemi un secondo che vediamo se riesco a fare una cosa veloce per vedere meglio tutto. Questo dire il bello della diretta. Effettivamente potrebbe essere una buona soluzione questa. Ci siamo? Dai, ce l'ho fatta anch'io, una volta tanto. Si vede abbastanza? Mi pare di sì che si veda abbastanza, purtroppo non posso in questo momento fare lo schermo più grande, però insomma dai, è già un qualcosa, così. Leggiamo insieme il Vangelo. Ricordo Marco 29, no, Marco 20, 29, 34. Se avete una Bibbia in casa, procuratevela così leggiamo. Bevo un goccio d'acqua perché sono proprio... È la seconda diretta della giornata e gente, non pensavo fosse così impegnativo tutto ciò. Mentre usciva da Gerico, una grande folla lo seguì. Ed ecco due ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono dicendo: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La folla li rimproverava perché tacessero. Ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermò, li chiamò e disse: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù ebbe compassione loro, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Bene, questo è il nostro Vangelo. Se, la prima cosa da fare quando abbiamo un Vangelo sotto mano è fermarsi, rileggerlo, sottolineare quella parola che in questo momento ci sta colpendo per qualsiasi motivo. La teniamo lì. Magari se abbiamo tempo ci scriviamo anche perché ci colpisce. Però, insomma, piccole cose alla volta. Bene, ciao. L'immagine che ci propongono gli artisti, perché è bello vedere come gli altri ci disegnano questa immagine. Questa qui è un'immagine storica, Gesù fuori dal Tempio, probabilmente la zona di Gerico, e all'interno delle confusioni che la gente crea attorno perché non volevano che appunto questi ciechi andassero, si avvicinassero a Gesù, vestiti da poveri, Gesù invece si avvicina, li tocca proprio e poi tocca gli occhi appunto per poter guarirli. L'immagine si vede abbastanza? Sì, mi pare di sì. Luoghi, dove ci troviamo? Ci troviamo, usciva da Gerico, quindi all'esterno di questa cittadina di Gerico. Gerico si trova più o meno qui. Questa qua è la Terra Santa, qui. Non so se si vede la freccetta. No, dubito. Purtroppo l'immagine non si vede, l'immagine è troppo chiara. Comunque, qua, questa è tutta Terra Santa, appena sopra il Mar Morto, e vicino quasi a Gerusalemme. Ciao Linda, intanto saluto io se qualcuno mi saluta, quant'altro. Ecco, potete sempre interagire attraverso i mezzi o attraverso il sito oppure attraverso la mia mail oppure attraverso Telegram vi posso rispondere anche se avete domande a riguardo. Purtroppo l'immagine non risulta, ma pace, più di così non posso. E siamo a zona appunto sopra Gerusalemme, quindi questo semi deserto tra virgolette, perché è stato a Gerusalemme in Terra Santa, sa com'è fatto. Questa collina che Gesù
Gerusalemme sopra il monte, sopra una collina, appunto, e a terra, appunto, si va verso la zona del Mar Morto, che è più pianeggiante. Gerico si trova lì. Personaggi. Qui ci troviamo la gran folla, appunto, tanta gente che segue Gesù, questi due ciechi e Gesù. Questi due ciechi, quindi, come sono queste persone? I ciechi, com'era a quel tempo essere ciechi? Qualsiasi tipo di malattia era un essere distanziati dalla gente, un po' quasi la stiamo vivendo anche noi, questo. Motivo per cui la scelta è sui brani. E che parlano appunto della guarigione. I ciechi venivano trattati un po' da una parte perché si pensava a quel tempo, ovviamente non ora, che ogni malattia fosse una condanna di Dio per qualche cosa che uno avesse combinato nella propria vita. In realtà non è così, sappiamo. Comunque questi due ciechi erano messi da una parte sia perché c'era la paura di essere contagiati da questa malattia. Ma soprattutto poi non potevano autosussistere, non riuscivano, allora vivevano di elemosina, motivo per cui tendenzialmente si trovavano sempre nelle grandi città o nei grandi posti di raduno di modo da poter elemosinare. Loro ciechi di solito, come tutti, tra virgolette, a quel tempo gli appestati, avevano un mantello per proteggersi dall'acqua e il vestito di poco, okay? Anche perché non avevano nulla. Quindi se non almeno il mantello, quello sì, per proteggersi, per tenersi caldo, per proteggersi dalla possibilità dell'acqua o anche come difesa della gente. Questa era la situazione in maniera molto semplice e molto ridotta. Ricordo, non sono un biblista nato, quindi non posso andare a specificare tutto. Faccio una piccola scelta delle cose che posso dire. E Gesù, appunto, già riconosciuto, perché ci troviamo a Gerico, quindi nel suo percorso, da Betlemme a Gerusalemme, riconosciuto perché c'era tanta gente che andava ad ascoltarlo e cercava di toccarlo, di essere guarito, e soprattutto cercavano di mantenere la distanza con coloro che in realtà facevano più fatica. C'era tanta folla che distanzia chi magari a volte aveva davvero bisogno. La curiosità contro la salvezza, tra virgolette. I due personaggi comunque centrali, appunto, i ciechi, Gesù e la folla. La mia domanda è: noi di quale parte facciamo? Della gran folla che cerca Gesù perché faceva scalpore, oppure dei ciechi che cercano Gesù per chiedergli qualcosa di preciso? Un'altra immagine dei ciechi, però non si vedono purtroppo le immagini, devo stare un po' più attento. No, questa qua si vede un po' perché è più scura. Azioni. Cosa succede dentro il nostro Vangelo? Dunque, la grande folla segue Gesù. I ciechi sono seduti lungo la strada. Dicevo prima, appunto, i ciechi rimangono lì seduti, protetti dal loro mantello, in cerca di elemosina, perché non hanno altro, non possono fare altro. Sentono il rumore, il trambusto della folla che sta passando per Gesù. Sta passando Gesù in quel momento lì da quella strada lì. Cosa fanno questi qua seduti che di solito sono appartati e siccome hanno vergogna anche della loro condizione, non parlano, non tacciono, cioè non creano confusione perché chiedere l'elemosina è un po' umiliante. Allora tanti lo fanno per necessità ma senza gridare. Proviamo a pensare anche noi quante volte troviamo, magari girando per le nostre città, questi mendicanti e sono lì seduti, non urlano, stanno lì cercando appunto soltanto usando l'immagine, non la parola, l'immagine, per chiedere qualcosa per sé. Questi invece a un certo punto cominciano a gridare, quindi sfidano la propria situazione, riconoscono in Gesù che lui solo può guarire e quindi fanno un atto insolito. Gridano, proprio urlano per farsi sentire, cioè proviamo a pensare, sono questi ciechi, non sono da soli, c'è la folla. Questa folla fa rumore, fa trambusto, grande folla lo seguì appunto e loro vogliono farsi sentire da Gesù. Gridano, come dire, pregano a voce alta, tentano di tutto pur di
far sentire a Gesù che ci sono anche loro lì. Di solito, appunto, l'ammalato a quel tempo, ma a volte anche qui, oggi si sente l'abbandonato, il valore della persona a volte non è sempre riconosciuto. Lì i ciechi gridano per dire: ci siamo anche noi, valiamo anche noi, Gesù, guarda anche noi. Pregano in maniera intensa, tra virgolette, urlano in maniera intensa, ma è una preghiera. Gesù, vieni vicino a noi. È quello che dovremmo fare anche noi in questo momento. Gesù, vieni vicino a noi, abbiamo bisogno di te. Ma per farlo dobbiamo riconoscere il valore sia della nostra persona, la persona che grida, sia il valore di Gesù che sta passando. Solo tu, riconoscere che solo lui può guarire. E questa è la differenza per noi. Ed è quello che dobbiamo imparare anche noi, riconoscere il valore salvifico di Gesù. Gridano e cosa dicono? Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Interessante queste parole. Non dicono semplicemente Gesù, salvaci, ma riconoscono il valore di Gesù. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Che vuol dire? Signore, scusaci. Sarebbe il termine tradotto di Kyrie eleison, pietà. Ma pietà non ha il valore dell'eleison, è molto più forte, molto più incisivo. È un riconoscimento intanto della propria povertà, della propria non essere niente. Ma dall'altra parte un riconoscimento anche forte di dire: Signore, tu sei Signore, tu sei Salvatore, solo tu e solo in te noi possiamo confidare, in te mettiamo la nostra polvere, tra virgolette, solo tu puoi fare la differenza per noi. La folla li rimprovera, eppure loro ancora più forte gridano: Signore, tu salvi, tu sei il Salvatore. È forte questa cosa, è molto interessante. Anche per noi ci accostiamo a volte a Gesù con la pretesa, non con la umiltà. Abbiamo bisogno invece di riconoscere solo Gesù come Salvatore, ma non perché deve salvarci, ma riconoscendo Lui, il suo essere Salvatore. È un modo differente anche per noi per vivere questa nostra fede. Dobbiamo imparare a ripartire dall'essere piccoli di fronte a chi è grande. Interessante questa preghiera, la preghiera del pellegrino russo: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. E è una delle preghiere che a me piacciono un sacco, che mi hanno insegnato a pregare quando ero molto più giovane, ma ancora adesso è una mia preghiera. Ma anche che diventa come una litania, come funziona? Continua a dirlo: Signor Gesù Cristo, abbi pietà di me. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Signor Gesù Cristo, abbi pietà di me. È un modo per stare vicino con Gesù, ma soprattutto riconoscere la propria umiltà, il proprio essere nulla, ma in questo riconoscerci la necessità di affidarci alle mani di Gesù per poter dire: Signore, fai tu di me quello che vuoi. È interessante, è bella questa visione. Dobbiamo impararla anche noi. Ciao Fiorenza, intanto, e grazie per le parole che ci dai, tiri sul morale. È il modo semplice per stare insieme, è quello che vogliamo fare con Bibbia al Byte. Cosa fa Gesù? Gesù si ferma, li chiama e disse. Quindi Gesù si accorge di loro, anzi forse Gesù sapeva che c'erano loro, ma voleva che loro facessero la loro parte, cioè riconoscere la propria umiltà, la propria pochezza e riconoscere lui come unico salvatore. Loro stavano già mendicando, quindi avevano già forse qualcosa di cui mangiare, ma non è la salvezza corporea la differenza, era riconoscere in Gesù la salvezza vera e propria. Gesù si ferma, li chiama, quindi li invita a venire da sé. E li chiamò, che è il verbo appunto della chiamata anche. Quindi fa diventare loro dei nuovi, tra virgolette, discepoli, non tanto discepoli come gli altri discepoli, ma coloro a cui guardare, perché il Vangelo parla di loro, ok? Quindi hanno un valore, gli dà valore, li chiama e gli parla: cosa volete che io faccia per voi? Cosa noi vogliamo che Gesù possa fare ora per noi? Forse la risposta unanime la so già. Ecco,
Forse non capire però noi per prima il valore delle persone che forse finora non l'abbiamo vissuto, facendo tutto quello che volevamo comunque, e soprattutto il valore che Gesù ha. Adesso tante persone dicono mi manca la messa, mi manca l'Eucaristia. Forse il prossimo, quando potremo ritornare nelle nostre chiese, daremo un valore differente anche al tempo che noi diamo al nostro andare in chiesa. Forse un po' di penitenza ci fa bene, tra virgolette, religiamo in questo momento, non è un bel momento per nessuno, però in questo momento possiamo imparare il valore delle cose, questo è certo. La sofferenza fa crescere, fa sempre crescere. Signore, cosa gli chiedono i discepoli, i due ciechi? Signore, che i nostri occhi si aprano. Signore, mostraci la verità, mostraci la nostra possibilità di stare in relazione con il mondo, mostraci questo mondo, mostraci te anche, fa che noi possiamo vedere che cosa? Il mondo, ma soprattutto tu che ci salvi. E mostraci nel noi vedere. Anche noi in questo momento abbiamo bisogno di saper vedere, saper riconoscere la nostra identità e anche saper vedere con gli occhi davvero le cose. Svegliarci fuori, proprio svegliarci fuori, quindi aprire gli occhi. Prima dormivamo, eravamo abituati, stavamo nella nostra bambagia, adesso la bambagia ci viene tolta. Ci viene chiesto anche noi ora di riaprire gli occhi. Aprire gli occhi verso chi? Verso ciò che ci fa davvero bene, verso chi abbiamo accanto, che magari con le nostre azioni può essere, tra virgolette, adesso contagiato, e quindi una responsabilità comune. Non è facile in questo momento, no, per nessuno, per nessuno. Ma ci dà l'occasione ora di svegliarci fuori. E se questa risvegliarci fuori, noi la chiediamo al Signore, forse ci accorgeremo e saremo molto più attenti comunque in generale a tutto e a tutti. Gesù ebbe compassione, vuol dire compassione, bellissima la parola compassione, compatire. Quindi ha fatto proprio i sentimenti degli altri. Anche noi ora ci viene chiesto questo, fare nostri sentimenti degli altri. Perché solo così noi interagiamo davvero. Tutte queste dirette è questo, voler interagire, far sì che i vostri sentimenti possano emergere e condividere insieme. Noi preti siamo chiamati a condividere la vita della gente. Questo è il mio modo di essere prete. Ok? E quello che vogliamo. Se qualcuno vuole fare, ecco, ricordo, degli interventi, delle domande, scriva pure che io rispondo sia al mio numero telefonico, sia alla diretta mail o alla mail appunto mia domaxlu@gmail.com oppure attraverso la diretta di Facebook o attraverso il Telegram che ho sotto mano sempre. Questo compatire, patire con, vivere gli stessi sentimenti. Cosa fa Gesù? Sente compassione, quindi per primo gli altri li sente dentro. Condivide i sentimenti, tocca i loro occhi e loro istante, in quell'istante recuperano la vista e poi lo seguono. Tocca i loro occhi, questo toccare. Vediamo se si vede l'immagine. Vediamo se si vede l'immagine. Sì, si vede. Tocca i loro occhi. Gesù per guarire ci tocca dentro, quasi però mette il dito nella piaga. Tu lì non ci vedi, tu lì hai male. Quindi se loro hanno, passatemi il termine adesso, non è scientifico, ok? Toccare nella piaga fa male, ti fa sentire che lì hai male, ok? E Gesù praticamente lì dove hai male si fa sentire. È un ragionamento molto interessante questo. Dove noi facciamo più fatica, dove abbiamo male, Gesù lì ci tocca e lì fa sentire la sua presenza. Dipende se noi ci lasciamo toccare. Prima i ciechi l'hanno invocato, abbi pietà di noi, scusaci, perdonaci. Interessante perché allora vediamo questa logica della malattia come luogo anche dove noi abbiamo più sofferto, dove abbiamo, tra virgolette, passatemi il termine, più peccato, tra virgolette. Allora, stando
stare nella sofferenza, in qualsiasi tipo di sofferenza, non solo fisica, Gesù viene lì e ti tocca lì dove hai male, nel tuo peccato, nella tua fatica, nella tua caduta. Gesù mette il dito lì nella piaga e lì si fa sentire, ti tocca. Ma è soltanto attraverso lì che ti guarisce. Prima tu devi riconoscere che lì tu hai male, che lì tu soffri, che quello lì ti crea sofferenza nella tua vita. E solo lì Gesù ti guarisce. Attraverso quella sofferenza Gesù ti guarisce. Dobbiamo pensare in questo momento nostro, storico, in cui siamo tutti nella stessa barca. Lasciamoci toccare lì dove Gesù dove noi abbiamo male. E il nostro male, in questo momento, ce l'ho detto e ridetto, è la nostra autocentrazione, il nostro egoismo, il nostro pensarci, nella nostra bambagia, il Dio del mondo. Ci viene tolto questo nostro primato, autoprimato. E ci viene chiesto, sii sensibile a tutte le realtà. Noi ci fa male perché? Perché ci pensavamo noi, il re del mondo. E ci chiede, no, Gio, non sei così. Se tu vuoi andare avanti, devi avere rispetto di tutti. Non sto dicendo che questa sofferenza ce l'ha mandata Gesù. No. Dico soltanto che Gesù, attraverso questa sofferenza comune, ci sta insegnando a essere attenti. A tutti. A un rispetto reciproco. Ci fa male perché? Perché ci eravamo innalzati noi. Più in alto di dove magari dovevamo stare. E questa mancata libertà, mancante libertà, ci sta provocando. È da guarire il nostro cuore, i nostri occhi che ci mostravano. E ci facevano vedere soltanto noi stessi, nel poco rispetto anche verso gli altri. Ci fa male adesso questo. Lasciamoci toccare da Gesù, lasciamoci guarire ora i nostri occhi, il nostro cuore da questo nostro momento. Cogliamo questa occasione, appunto, come dicevo in battuta l'altro giorno, questo sanificare, trasformiamolo in santificare. Lasciamoci sanificare, certo, i nostri ambienti per forza di cose, ma il nostro cuore, il nostro modo di fare, i nostri atteggiamenti. Attraverso questa santificazione, cioè lasciare che Dio ci tocchi ora, Gesù ci tocchi ora, ci guarisca dove avevamo male, dove ci ha portato a questa, tra virgolette, fatica, il nostro sentirci in fatica, che non è la malattia esterna, è la malattia interna del cuore che ci fa far fatica, che ci fa male. Lasciamo che Gesù ci tocchi lì dove ci fa male, è l'unico modo per guarire. Quando noi prendiamo un antibiotico, cosa fa? Ci crea, appunto, va a colpire lì dove hai male, per guarire. Lasciamo che sia Gesù il nostro antibiotico, il nostro antivirus. Ma il virus vero nostro non è il male fisico, è il male del cuore e dei nostri occhi che non ci hanno fatto vedere la nostra verità. La verità che noi stiamo guardando solo noi stessi, dobbiamo imparare a vedere con gli occhi di Dio. Gli occhi di Dio vedono molto più in là di noi. Quindi noi oggi lasciamoci guarire dal Signore che ci chiama a stare con Lui, che ci vuole sani, che ci vuole bene. Lasciamo che ci tocchi profondamente nel nostro cuore, i nostri occhi, la nostra sofferenza. Lasciamo che sia Lui il Dio della nostra vita e che ci insegni l'umiltà. Perché nel momento in cui ritroviamo il nostro posto, noi troveremo anche gli altri e lui in maniera differente, ma troveremo anche quella pace del cuore, dire bene, ora so chi sono. Prima non lo vedevo perché era cieco, ero cieco, adesso sì. Prima di Gesù ero cieco distante, ma attraverso la preghiera, attraverso l'umiltà, Signore Gesù Cristo abbi pietà di me, ho ritrovato anche lui. Serve sempre umiltà, avere occhi e cuore liberi dalle nostre cose che ci rendono ciechi per ritrovare noi stessi in relazione con Dio. Dio passa oggi attraverso la nostra strada, attraverso le nostre vie, lasciamolo entrare nelle nostre case, anche con questi piccoli gesti. Dio ci vuole sani e salvi, ma soprattutto ci vuole santi, che vuol dire suoi. Santo, kadosh, è il termine di, tra virgolette, proprietà.
cioè essere suoi. Noi siamo già suoi nel cuore di Dio. Tocca a noi ora dire sì, lo voglio essere. Signore, fa che io veda di nuovo. Signore, abbi pietà di me. Spero che sia arrivato, ecco, il messaggio, sta andando un po' in lungo, ma è così la scelta, perché sono tante cose da dire, condividere il Vangelo è sempre bello. Momento divertente, ecco, non ho preparato come di solito a Bibbia al Bar la degustazione, di solito a Bibbia al Bar facevo sempre la degustazione di un vino, di qualcosa. Diciamo così, provocatoriamente ho preparato uno spritz, semplice, leggero ovviamente, perché facciamo conto che uno dei motivi anche per la chiusura delle 18 dei bar è per evitare di fare l'assembramento. E il momento dell'aperitivo è stato un momento assembramento per noi veneti almeno, momento di condivisione e di distensione. Allora, non lo possiamo fare al bar in questo momento, o comunque in maniera limitata, possiamo però farlo di casa, farci un cin cin, intanto di buon appetito tra poco, ma anche per dire, il bello dello stare insieme è quando stiamo davvero insieme, quando non siamo insieme per noi stessi e basta, ma per una comunità, un senso di comunità. E ora ci viene chiesto davvero di fare aperitivo insieme, cioè di vivere quell'insieme con responsabilità. Quindi godiamocelo. Tanto cin cin bevo anch'io perché forza di parlare. Ma dopo il termine. Dopo la preghiera finale, ognuno prenda il proprio bicchiere di acqua, di vino, di quello che vuole, oppure si faccia lo spritz, e così facciamo un cin cin online, come suol dire. Anzi, facciamo cin cin online, ognuno faccia la foto interessante e ce la posti sul nostro pagina Facebook. E così dopo magari per oggi, per stasera, crea un collage di tutte le foto di questo momento. Chi ha piacere me la mandi o sul mio numero telefonico direttamente su WhatsApp oppure anche direttamente su Facebook. È un modo per dire facciamo aperitivo insieme adesso a mezzogiorno, quello che sarà. Va bene? Chi me le manda, chi ha piacere le mando direttamente, altrimenti uno magari vuole mandarmelo direttamente a WhatsApp, dopo mi dia autorizzazione di poterlo pubblicare in caso che chi non vuole pubblicarlo mi dica non me la pubblichi. Però almeno abbiamo fatto aperitivo insieme, va bene? Giusto per rendere sempre giocosa il momento e interagire insieme. Potete fare cioè l'aperitivo come volete, anche con l'acqua, l'importante è stare insieme, è interagire. Andiamo al termine della nostra Bibbia al bar, Bibbia al Bite, attraverso le nostre vignette. Le nostre vignette non le produco io ovviamente, ma le produce il nostro Don Giovanni Berti, molto bravo a fare questo. Spero che adesso si vedano, che non siano troppo luminose. Vediamo se il riscontro della regia me lo dà. Appunto, avevo il dubbio che si vedesse bene. Provo a stolgere un pochino, perché l'immagine è troppo chiara. Allora, qua ci sono due personaggi. E il primo dice: Gesù, gli altri 9 guariti, altri ciechi, non sono tornati da te, vado a chiamarli. Gesù dice: Lascia stare, non saper dire grazie è più pericoloso e mortale della lepra. Scusate, era il 10 lebbrosi questa. Questo qui invece, Gesù dice: Amico, che tu riabbia la vista. Il cieco. Ehi, ma vuoi scherzare? Così dopo mi tolgono la pensione di invalidità e mi tocca andare a lavorare. Un altro cieco. La prima vignetta. Gesù, che io vedo di nuovo. Gesù gli dice: La tua fede ti ha salvato. Ci vedo! E infine, così ora posso vedere i post su Facebook e i like su Instagram. L'ultima vignetta.
so che l'avevo già fatta. Ecco, con molta semplicità terminiamo la nostra puntata di Bibliabyte. E vediamo di recuperare la scritta. Ringrazio per la vostra presenza. Terminiamo con l'affidamento a Maria, visto che il tempo ha anche dell'Angelus. Facciamo la preghiera e dopo ognuno col proprio bicchiere facciamo il cin cin di buon aperitivo. E chi ha piacere, come ho detto prima, mi mandi pure le foto così facciamo aperitivo insieme, nella semplicità. L'importante appunto è stare insieme, ma davvero riuscendo a vedere il valore di ogni persona. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore, cin cin, buon aperitivo e buon pranzo.